edizione, come siamo arrivati alla decima. Sei pronto per quest'altra gara? Oggi però fa un po' freddo. Ci riscaldiamo correndo, logicamente. Perché correndo si acquista energia e il sole splende lo stesso, non abbiamo paura. Ma per te gli anni non passano mai. Veramente vanno per i condolori, non ci penso proprio. Beh, ma tu vieni dal Polo Nord, sei abituato a queste temperature? No, però è l'età, sai, è l'età. Meno male che c'avevo la barba, mi ha coperto. Ci volevano i peli lunghi vicino alle cosce per stare meglio, ma comunque è andata bene così. Siamo con Ilaria, la ragazza che ha vinto la decima edizione di Forio in Corsa. La tua prima esperienza a caldo? Sì, guarda, sono felicissima perché è la prima volta che vengo ad Ischia, è stata un'atmosfera bellissima. Ero venuta in verità per prendere il caldo, invece ho beccato i giorni di freddo, però è un'atmosfera bellissima, sono stata felicissima, veramente. Da dove vieni? Io da Latina, vengo da Latina, sì. Il percorso come l'hai trovato? Ma il percorso è bellissimo, specialmente passando il lungomare, è uno spettacolo meraviglioso e c'è anche molto tifo, quindi è veramente stato organizzato benissimo, sono contenta. Fai questo abitualmente o diciamo in modo non agonistico? Io oggi non avrei neanche potuto correre, io faccio le gare agonistiche, sì, sto riprendendo da poco, ma diciamo sono le mie specialità, 10 km più che altro. Siamo con Barile, vincitore di questa decima edizione, un gran tempo, 38 e 33 circa, come è andato? È stata una bella gara, c'era un vento contro nella frazione di ritorno che ogni giro che passava diventava sempre più difficile. Sempre più pesante, però comunque è una gara bellissima, sul lungomare così bello. Peccato per il freddo, però è andata bene. Dai. Anche quest'anno un grande successo, si fa sempre meglio. È stato un ottimo successo, tra l'altro bisogna considerare pure che il cattivo tempo ha frenato altri partecipanti che avevano manifestato l'intenzione di aderire, che sono stati scoraggiati per il freddo. E si sta sempre più migliorando. E cercheremo sempre di supportarla in modo da farla diventare un appuntamento importante nel panorama dell'agonismo a livello anche nazionale. C'è stata un'ottima affluenza di pubblico tenendo conto del freddo intensissimo di queste ore, per cui siamo soddisfatti. Avevamo paura che il freddo e il vento potesse condizionare questa manifestazione. Per il calore, la passione dei nostri amici podisti è stata più forte e nonostante i zero gradi è stato un successo. Sono contentissimo perché è stata una gara perfetta in tutti gli aspetti. Questi ci dà ancora più coraggio e più forza per fare ancora di più negli anni prossimi.